sì, no, io ci vedo che so due matte. La madre mi incarica di fare una cosa. Cosa? Che fa la madre? Mi incarica di fare una cosa. Lui la vede come un incarico. La spio. La stai spiando? Sì. La stai spiando? Scusa, la sto spiando perché tu mi hai incaricato di spiarla, perché non sai che cosa combina. No, assolutamente non è questa la storia. No. Okay. Non è questa la storia. Io ti ho detto di stare lontano da mia figlia. Mm. Perché io... non fa per te. Mia figlia non fa per te. E nonostante questo tu continui a spiarla. Cioè, per lasciarla in pace mi hai chiesto 5.000! Per lasciarla in pace mi hai chiesto... Perché... Intanto tu compari dietro, perché sei tu il latore della denuncia. Direi 5.000. Su, lo 5.000. Sì. Credo che non abbiamo capito esattamente qual era il ruolo di ognuno. Ma no! Volendo essere fumbo, precisi... Fumbo! Sei fumbo! Volendo essere precisi, direi che io ho avuto la sensazione che tu volessi che io spiassi tua figlia. Mettere nero su bianco e per controllare la vita privata di questa ragazza di cui tu non ti fidavi. Chiaramente è successo qualcosa che poi tutto questo va un po'. Tu dovresti pensare, tu non sei fidanzato, pensalo ad alta voce, dillo. Tu non sei il fidanzato di mia figlia. No, io sono l'investigatore privato incaricato di controllare cosa faceva tua figlia. E allora tu che cosa facevi? Quando l'hai incontrato, che l'hai preso a calci, l'hai fatto? Sì, ma tu è vero, perché l'hai preso di petto quando l'hai incontrato? Perché mi stava spiando. Sapevo tutto. Perché mi stava spiando. Stava spiando. Sapevi che ti stava spiando. Voilà.